tutti e benvenuti a questo nostro nuovo mini concerto dedicato oggi ad una canzone molto importante che si intitola Sorridi alla vita. Sorridi alla vita è il mio secondo inedito dopo Stop in Them. È uscito ufficialmente il 9 novembre 2020, quindi qualche giorno fa, lunedì scorso, lunedì appena passato. È una canzone che trovate già su tutti i digital stores più importanti. La trovate anche sul mio sito ufficiale, che vi invito a visitare, www.elisabettamattia.it. E trovate anche il videoclip ufficiale del brano sul mio canale YouTube, Elisabetta Mattia. Anche qui vi invito ad iscrivervi qualora vogliate, così non vi perdete nessun aggiornamento e nessun video nuovo. Allora, questa canzone per me è molto importante. L'ho scritta interamente io nel testo. La melodia che voi sentite è un'idea mia, ma è poi stata arrangiata da Umberto De Marchi, dal suo team, che ringrazio. Ciao Umberto e ciao ragazzi. E anche vi ha arrangiato dal fantastico Renato Droghetti e con la supervisione del mitico Manuel Auteri della mia etichetta discografica San Luca Sound. Grazie di cuore ragazzi, perché per me è importantissimo lavorare con persone logicamente non solo professionali ma anche molto umane, persone con le quali si possa parlare, persone con le quali si possa lavorare veramente bene insieme. E credetemi, non è così facile nella nostra società, perché spesso si incontrano persone che non sono così gentili, così sensibili, e invece per me tutto questo è molto importante. Ma è importante non solo in quello che faccio, in quello che vi porto, ma è importante in tutto quello che noi vogliamo vivere nella nostra vita. Allora, Sorridi alla vita è una canzone che parla del sorriso. Il sorriso non lo presento e non lo presenterò mai come una maschera, perché non è una maschera il sorriso, ma è una presa di posizione nei confronti delle difficoltà che possiamo incontrare nel nostro cammino. Quindi, cosa vuol dire questo? Vuol dire fondamentalmente che io sono comunque consapevole delle mie difficoltà, delle problematiche che io posso incontrare nella mia vita, ma decido comunque di vivere tutto con positività, con allegria, con entusiasmo, con gioia, senza lasciarmi abbattere, senza cadere nell'ansia, nell'angoscia, nella negatività. Quindi è un atteggiamento che io amo definire saggio, perché appunto una persona decide deliberatamente di sorridere e quindi di non rinunciare a nessun momento di felicità nella sua vita, anche perché dobbiamo tutti ricordarci che noi siamo qui per essere felici in questa vita e non per essere tristi. Purtroppo viviamo in una società che spesso ci dice esattamente il contrario, cioè che ci dice di cercare la felicità, di accontentarsi, di essere mediocri, di essere persone che non possono sognare e realizzare, e quindi di essere infelici. Invece io credo fermamente che noi siamo qui tutti per essere felici, quindi vi consiglio umilmente di non credere mai a questa bugia dell'infelicità, perché noi non siamo qui, dato che la vita è una, noi siamo qui veramente per vivere felici e godercela. E quindi spesso il sorriso viene visto come una cosa stupida, come un gesto inutile, come un gesto finto. C'è gente che ho incontrato che mi ha detto nel mio caso che non ha senso essere così allegra, così insomma gioiosa, perché è esagerato, perché troppo, e assai, come dicono a Napoli. Ma io credo, ripeto fermamente, che il sorriso sia veramente non scordarsi dei problemi, ma decidere di affrontarli nella maniera migliore possibile. E quindi questa canzone fa assolutamente parte del mio carattere, quindi questa è una canzone proprio in cui vedete la mia personalità. In tutte, però diciamo, Sorridi alla vita è la cosa che proprio si vede subito. Volevo ringraziare anche un'altra persona molto molto importante che si chiama Eric Castello. Eric Castello è colui che ha scattato tutte le foto di Sorridi alla vita, quindi la copertina dell'album che vedete, del brano che trovate su tutti i digital stores, che trovate dappertutto in rete, insomma quella che è così praticamente.
E poi anche colui che ha creato che ha ripreso il videoclip ufficiale appunto di Sorridi alla vita. Quindi ringrazio tantissimo Eric, ti ringrazio Eric perché è veramente una persona, un grandissimo professionista anche lui, ma una persona veramente molto, molto umana e molto di grande cuore. E a proposito del videoclip ufficiale, volevo farvi vedere una sorpresa perché io vado un po' indietro e potete vedere che questo vestito qua è quello appunto ufficiale di tutte le foto, di tutto, del videoclip, vestito che ho indossato durante il videoclip, con tutte le emoticons, quindi con tutte diciamo così, le gradazioni del sorriso, che è una cosa appunto a cui avevo pensato quando ho scritto il brano, quando mi sono poi immaginata tutto il lavoro che volevo fare, esatto, col pezzo. Poi volevo dirvi anche un'altra cosa molto importante di questo brano, che il sorriso non lo descrivo solo come ovviamente una presa di posizione nei confronti delle nostre difficoltà, ma lo descrivo anche come una luce che possiamo portare alle persone che ci circondano. Quindi sorridere alle persone, fare un sorriso alle persone che soprattutto sono magari in un momento veramente molto difficile e quindi magari il nostro sorriso può fare veramente la differenza. Anche poco, però può scaldare il cuore, scalda senz'altro il cuore. Quindi, come sappiamo, è un gesto gratuito e quindi perché non darlo? Ecco, diciamo, perché non sorridere alla vita? Allora, io vi ho detto tutto, vi ho raccontato un po' di aneddoti e curiosità, vi ringrazio tantissimo. Ci vediamo la prossima volta con un nuovo mini concerto e spero che vi piaccia Sorridi alla vita e vi canto il mio inedito. Ciao! Guido la mia macchina e non capisco perché la gente è così triste e arrabbiata, ma una soluzione c'è. Sorridi alla vita ogni giorno di più, prendi sempre il meglio che lei ti darà. Sorridi alla vita ogni giorno di più, ricorda che ogni problema si risolverà. È un'antica ricetta, una medicina top. Forza, provala e vedrai che non potrai più dire stop. E il tuo stile di vita, sei sicuro che ogni volta che vorrai sarà vicino a te. Sorridi alla vita ogni giorno di più, prendi sempre il meglio che lei ti darà. Sorridi alla vita ogni giorno di più, ricorda che ogni problema si risolverà. Vivi con leggerezza, lei ti aiuterà a vedere le cose più in profondità. La vita è pura energia, non permettere che tristezza e pessimismo siano parte di te. Non è un gesto stupido, è consapevolezza che con il tuo sorriso tu porterai bellezza. Sorridi alla vita ogni giorno di più, prendi sempre il meglio che lei ti darà. Sorridi alla vita ogni giorno di più, ricorda che ogni problema si risolverà. Sorridi alla vita, sorridi alla vita, sorridi alla vita, sorridi alla vita. Sorridete sempre alla vita.